Buonasera. Allora, stasera andiamo a presentare l'appuntamento dell'incontro con Nanni Palestrini insieme a Tommaso Tozzi e a Maurizio Lampronti. Tommaso Tozzi che insegna all'Accademia di Firenze e ha organizzato la mostra e il corso di approfondimento dell'Accademia sulla comunicazione politica degli anni 60. Maurizio Lampronti, che è il direttore dell'archivio sul 68, di cui abbiamo nell'altre sale una mostra di manifesti, documenti raccolti appositamente. Nanni Palestrini è stato invitato a raccontare, a portare la sua testimonianza e avere un dibattito per parlarci appunto della comunicazione, del rapporto tra, diciamo, a noi come galleria interessa molto anche il dialogo tra, e qui approfitto un po', del rapporto tra arte e comunicazione politica, che è stata sicuramente tra gli anni 60 e gli anni 70 una delle possibili ambiti delle ricerche artistiche. Questo è sicuramente presente nel lavoro di Nanni Palestrini, il quale, oltre che poeta, oltre che autore di testi, oltre che intellettuale, oltre che attivista politico, è anche un artista visivo di primaria importanza e riconosciuto in tutto il mondo. Quindi passo direttamente la parola a Tommaso, che moderatore e direttore dell'incontro. Allora, io ringrazio molto Nanni Palestrini per essere qui con noi. È un onore essere a questo tavolo accanto a lui, che è stato un personaggio centrale per la cultura italiana, internazionale, in tutta la seconda metà del Novecento e ancora oggi, per quello che è stato il suo lavoro e che continua a esserlo con le cose che continua a fare oggi, di cui abbiamo gli esempi nelle recenti mostre anche che ha fatto qui alla Galleria Fittelli. E volevo scusare per la mancanza della persona che è stata uno dei centri propulsori per la realizzazione di questo incontro, che è Adriana Dadà, che purtroppo non si è sentita bene oggi, la vicepresidente dell'archivio del 68. Abbiamo qui con noi però il presidente del Centro di Studi Politici e Sociali Archivio del 68, Maurizio Lampronti, e quindi ci aiuterà a affrontare quelle parti che Adriano Dadà avrebbe affrontato all'interno di questo incontro. Io brevemente vorrei semplicemente, prima di iniziare a fare delle domande a Palestrini, vorrei ripercorrere brevissimamente alcuni degli aspetti artistici importanti che reputo fondamentali per la storia della cultura italiana di quel periodo. Delle cose che ha fatto Palestrini, e qui voglio ricordare nel 61 Palestrini realizza una sperimentazione di poesia combinatoria utilizzando un calcolatore IBM. Presumo che sia il primo lavoro di cui si può parlare come utilizzo creativo del computer in Italia. E il lavoro dal titolo Tate Mark I verrà presentato l'anno seguente nell'Almanacco Bompiani di Umberto Eco e nel 68 all'interno della mostra Cybernetic Serendipity, The Computers and the Arts, a cura di Jasia Reichardt, che si tiene all'Institute of Contemporary Art di Londra. Nel 63 è uno dei fondatori del gruppo 63. Nell'85 viene invitato a partecipare ad un forum telematico che si tiene in occasione della mostra Les Immatériaux al centro Georges Pompidou di Parigi, e nel 1988 ha scritto insieme a Primo Moroni il saggio Lorda d'Oro 1968-77, la grande ondata rivoluzionaria creativa, politica ed esistenziale, che
è stato in quel periodo un testo di riferimento fondamentale sulla storia di quei movimenti. Ora, scuso con Balestrini per aver ridotto a questi pochissimi elementi quella che sicuramente è molto di più e molti altri ambiti, però adesso nell'incontro penso che ci sarà l'occasione per sapere tutta la ricchezza di tutte queste altre cose. Vorrei semplicemente aggiungere una cornice che ci aiuta ad inquadrare sempre nel campo artistico di quel periodo. Quello che si può rilevare è come tra gli anni 50 e gli anni 60 il rapporto tra arte e tecnologia vedeva una molteplicità di direzioni. Quelle più critiche sull'onda degli scritti della scuola di Francoforte vedevano i media come uno strumento di alienazione dal cui gioco ci si doveva liberare. Si pensi alla performance del 63 di Vostell a Wuppertal, in cui porta gli spettatori in una cava e lì distrugge un televisore acceso con una fucilata. Altre direzioni seguivano l'invito che soggetti come Brecht facevano ad un uso autogestito dei media da parte del proletariato, proponendo lo strumento televisivo come un mezzo alla portata di tutti per fare arte. È il caso ad esempio dell'uso che fa Nanjun Pike nel 65 del Portapak, la prima telecamera con videoregistratore messa in commercio in America, l'antesignano dei nostri moderni smartphone. Nanjun Pike fa delle riprese in modo casuale per le strade di New York e mostra poi tale video come opera in galleria. Sono gli anni in cui verso il computer vi è un rapporto di amore e odio. Nel 61, ad esempio, lo scienziato Max Matthews fa cantare per la prima volta il computer con un arrangiamento del brano Daisy Bell e lo scrittore Arthur Clarke, per una coincidenza, assiste alla sua presentazione e ne rimarrà talmente impressionato da usarla come musica di sottofondo in 2001 di Odissea nello spazio, nella famosa scena in cui il computer HAL 9000 viene disattivato. Nei grandi centri di ricerca come l'MIT, dalla fine degli anni 50, alcuni studenti del professor Minsky, che qualche anno prima ha inaugurato gli studi sull'intelligenza artificiale, stanno invece proponendo un nuovo modo di programmare i calcolatori. Si autodefiniscono hackers e i loro cavalli di battaglia sono la programmazione condivisa e lo slogan «Tutta la tecnologia al popolo». L'Olivetti nel 65 realizza la programma 101, che viene definito da alcuni come il primo personal computer mai realizzato al mondo. È il frutto delle ricerche della sezione informatica che alla fine degli anni 50 era diretta da un giovane ingegnere cinese che muore improvvisamente per uno strano incidente in macchina, lasciando con la successiva morte improvvisa per infarto di Adriano Olivetti un vuoto non colmabile e che vedrà di lì a pochi anni l'acquisizione tale settore dell'Olivetti da parte della General Electric. Infatti il 45 giri con le musiche del Capriccio e Paganini programmate da Pietro Grossi nel 67 insieme al tecnico Zulian, che l'Olivetti distribuisce ai suoi dipendenti per Natale, sono marchiate Olivetti General Electric. Stiamo entrando nella stagione delle stragi di Stato e le strane morti o incidenti come quelle di Mattei ed altri dirigenti italiani saranno affiancate a quelle di cittadini ignari. I rapporti tra arte e tecnologia sono segnati dagli studi sulla cibernetica inaugurati nella fine degli anni 40 da Norbert Wiener, ed infatti si tende a definire l'arte e la musica, che è una componente tecnologica, come cibernetica. In Germania il filosofo Max Benz sarà la mente generatrice che teorizzerà tale prospettiva e porterà nel 65 ad inaugurare la prima mostra sulla computer graphic, mentre in Italia Silvio Ceccato, con il suo centro di ricerca sulla cibernetica presso l'Università di Milano, avrà un'influenza decisiva su una generazione di artisti e futuri studiosi. La matematica appare nelle composizioni di Xenakis così come di Giuseppe Chiari, ma se le direzioni dell'uno cercheranno la Lea programmata alla macchina, quella dell'altro si dirigerà verso la ricerca di nuovi significati che emergono nella vita quotidiana in modo casuale. Un tipo di visione che viene già descritta nel 62 nel libro di Umberto Eco, Opera Aperta. Quello di Chiari è il filone degli happening e la conseguenza di alcuni indirizzi culturali come quello proposto al Black Mountain College, in cui fin dagli anni 30 insegnarono docenti come Cage oppure Buckminster Fuller e che ebbero allievi come Pike, Rauschenberg ed altri. In questo e in altri contesti, che qui non abbiamo il tempo di riassumere, nasce il gruppo 63, oppure all'inizio degli anni 60 si svolgono convegni a Firenze sul rapporto tra arte e tecnologia organizzati da Lamberto Pignotti ed altri.
A questo punto io inizierei, dopo questa breve introduzione, a fare una prima domanda a Nanni Balestrini, e che è la seguente. Lei fu uno dei fondatori del gruppo 63. Può parlarci della sua esperienza all'interno di tale corrente artistica e delle altre correnti italiane e internazionali con cui ebbe strette relazioni in quel periodo? Ma io vorrei fare una premessa, visto che qui parleremo anche, anzi pensavo che questo fosse l'argomento principale degli anni 60, di quello che è stato dopo il 68, ecco. E secondo me bisognerebbe osservare, non è una cosa indifferente, il fatto che questi due decenni non sono così separati, così indipendenti l'uno dall'altro. Si sente bene? Sì, che uno è un decennio appunto delle arti, delle lettere, o del pensiero, o della teoria, diciamo, e l'altro invece è il decennio dell'azione politica. E si può avere un'interpretazione, ma penso che poi queste siano ancora un po' da costruire, da identificare, di un passaggio, almeno ci si può leggere un passaggio molto preciso, si possono leggere anche in maniera separata, però mi sembra interessante poter leggere questi due decenni come un susseguirsi, una continuazione dell'uno dell'altro, attraverso appunto fasi diverse, ma che sono strettamente congiunte l'una all'altra. La cosa principale è, secondo me, che gli anni 60 cominciano si innestano almeno in quella che è stata una fondamentale trasformazione di questo paese, dell'Italia, direi una delle più radicali avvenute anche rispetto a tanti secoli precedenti. L'Italia, paese sostanzialmente agricolo fino al dopoguerra, fino a tutti gli anni 50, improvvisamente, in pochi anni, diventa un paese industriale, quello che altri paesi dell'Europa, soprattutto del Nord Europa, hanno fatto durante tutto l'Ottocento. In Italia si realizza in pochi anni. In pochi anni, quello che si è chiamato poi il miracolo economico, tra la fine degli anni 50 e i primissimi anni 60, avviene. L'Italia diventa un paese in cui la risorsa principale non è più l'agricoltura, ma è l'industria. E tutto questo avviene, non ha soltanto un riflesso, diciamo, della produzione, dell'economia, ma soprattutto un riflesso nella società, nell'Italia. E cambia completamente il volto dell'Italia, principalmente per questo trasferimento massiccio di popolazione che viene fatta dal sud al nord, centinaia di migliaia di contadini diventano operai e si trasferiscono al nord, soprattutto nel triangolo industriale Milano-Torino-Genova, per lavorare nell'industria. Ecco, nasce una classe operaia che non c'era in Italia. E tutto questo porta un profondo cambiamento non solo nella vita di queste persone, ma anche nelle città, nel tessuto urbano e anche non di conseguenza dove questi vivono, principalmente per la lingua. L'Italia fino allora era divisa in regioni dove ognuno parlava dialetto, si parlava soltanto dialetto in Italia, classi superiori un po' usavano l'italiano, ma neanche sempre, parlavano anche in dialetto l'alta borghesia delle città principali. Di questi dialetti che non erano delle differenze di poco, perché chiaramente io che sono milanese, il siciliano non lo capisco, non capisco una parola quando è parlato di siciliano, e viceversa,
Per cui questi siciliani che venivano a Milano, a Torino, eccetera, si trovavano con un problema di comunicazione. E questo problema di comunicazione è stato risolto, ovviamente andava risolto rapidamente, è stato risolto rapidamente inventando la lingua italiana, quella che stiamo parlando adesso, che non era il fiorentino di prima. Era una lingua che si è trasformata completamente, prendendo anche apporti dai diversi dialetti, dalle nuove scienze, tecnologie, e soprattutto quello che l'ha veicolata, che l'ha fatto immediatamente partecipare a tutti, dalla televisione. E la lingua è nata dalla televisione, per cui nata a Roma, con grande influsso appunto dell'italiano, di come si parlava e come parlava. Allora, e poi la scuola dell'obbligo che nasce, che in quegli anni diventa appunto scuola dell'obbligo, obbliga appunto tutti i ragazzi ad andare a scuola a imparare questa nuova lingua. Oltre a questo c'è il fatto che vivere nelle città, queste città grandi, importanti, erano ancora città, diventano metropoli con questa nuova idea di un complesso urbano che è differente dal paese, dal villaggio, dove tutti si conoscono, tutti vivono insieme. C'è questa separazione degli individui, c'è un nuovo modo di vivere, un nuovo modo dunque di pensare, di vedere la realtà. Ecco. E questo paese cambia in modo radicale. Tutto questo ha riflessi naturalmente sulla cultura, almeno la cultura deve riflettere tutto questo, e specialmente, diciamo, in modo radicale, gli scrittori, che questo cambiamento che ha vestito la lingua, a un certo punto trova una corrispondenza di quello che gli scrittori, e soprattutto gli scrittori della mia generazione, quella che comincia a scrivere tra i 20 e i 30 anni, proprio in quegli anni lì del miracolo economico, che si trovano di fronte a una lingua diversa, una società diversa, gente che è diversa da prima, e devono scrivere su questo. Per cui il gruppo 63, detto in poche parole, nasce come una rottura completa con la tradizione, con la generazione precedente. Ecco, noi consideravamo che gli scrittori immediatamente precedenti a noi erano scrittori che scrivevano su un modo che non esisteva più, usando parole o concetti o almeno idee che non andavano più bene per parlare e descrivere la società in cui vivevamo, e per cui abbiamo pensato che tutto questo, visto che era una cosa nuova in cui bisognava confrontarsi, in cui bisognava agire e lottare, andava fatto insieme. Ecco, non era una cosa che ognuno poteva fare per conto suo, per cui aiutate dal fatto che una parte di questi scrittori veniva stimolata da una rivista che si chiamava Il Verri, fatta da Luciano Anceschi, che aveva tutta questa grande apertura rispetto al nuovo, ai giovani, eccetera, si è pensato di fare questo gruppo 63, che poi diciamo non era un nuovo, diciamo, corrente letteraria, era un metodo di lavoro che noi avevamo copiato dal gruppo 47 tedesco, che era un gruppo dove nella Germania del dopoguerra, che aveva completamente, diciamo, fatto tabula rasa della sua letteratura, perché gli scrittori erano dispersi, morti, esiliati, scomparsi, e a un certo punto i giovani scrittori hanno deciso di riunirsi fra di loro con un metodo di lavoro molto semplice, facendo delle riunioni annuali in cui si leggevano tra di loro i testi e i lavori che stavano facendo. Questo ha creato un laboratorio, perché per uno scrittore il fatto di confrontarsi con altri, soprattutto
coetanee, soprattutto in una situazione particolare, dà un impulso molto forte. E infatti è citata una letteratura tedesca straordinaria che è nata da questa esperienza, con Gunther Grassig, Borbachmann, Johnson, eccetera, tutta una serie di Zesberg, una serie di scrittori molto, molto importanti. Noi abbiamo copiato questo modello, abbiamo fatto una serie di riunioni, sono fatto un po' troppo lunghe per questo. Abbiamo fatto una serie di riunioni dove seguivamo questo sistema. Allora, no, a questa riunione hanno partecipato gli scrittori anche molto diversi l'uno dall'altro, perché non è, si trattava di una tendenza, come i primi gruppi di scrittori che erano i suoi surrealisti, che erano più o meno in modo vicino, no? Qui si cercava invece di come parlare della nuova realtà. Infatti, tra quelli che dagli scrittori più noti, tra un Manganelli e un Sanguinetti ci sono differenze di scrittura abissali, e come anche tra i poeti. C'erano anche dei critici, c'erano dei teorici, c'era Umberto Eco, c'era Guglielmi, eccetera. Ecco, comunque tutte queste alcune decine di persone hanno lavorato per un po' di anni, e penso che tutta questa cosa qui che è arrivata fino alle soglie del 68, come l'ultima infatti riunione è stata nel 67, ha creato una situazione, un ambiente nuovo che in qualche modo correva parallelo con un'altra situazione, che era quella del lavoro teorico, fatti sul piano della politica, dell'economia, della sociologia, specialmente da gruppi come il più importante è stato certamente Quaderni Rossi. E da questo poi è nato il 68. Adesso sono questo. Io avevo una seconda domanda, però approfitterei di queste cose che ha detto per chiederle un approfondimento ulteriore su queste propaggini del gruppo 63. Il gruppo 63, da una costola del gruppo 63 nasce la rivista 15, di cui lei poi è il secondo direttore. E fino alla fine, se capisco bene, della rivista, che dura molti anni. Noi abbiamo in mostra anche delle pagine della rivista 15 nella sala di là, e vuole raccontarci un po' qual è questa esperienza, qual è il ruolo degli intellettuali in questo processo di trasformazione che ha descritto all'inizio. La rivista 15 come vuole inserirsi per aiutare, agevolare questa trasformazione culturale che ha introdotto all'inizio del suo discorso? Sei complicato, la domanda. Cioè, la rivista 15 è stata una delle più belle riviste degli anni 60, diciamo, della fine degli anni 60. In particolare una di quelle tante riviste che erano di arte o di architettura o di letteratura o di cinema, e che con la fine degli anni 60, all'inizio del 68-69, sono diventate riviste quasi esclusivamente politiche, di cui la più conosciuta è Quaderni Piacentini, era una rivista di cinema, insomma. E 15 era una rivista di letteratura e è diventata in pochi mesi una rivista politica. Io dico sempre che queste riviste, che erano note fino alla vigilia del 68 a pochissimi intellettuali, diventano poi le tirature di queste riviste, da poche centinaia di copie diventano di migliaia di copie, perché marciano sulle gambe delle migliaia di persone che ci sono nei movimenti. Ora, secondo me, il 15 è stata una delle più belle riviste di quegli anni. Un'altra rivista bellissima è stata Quaderni Piacentini, che tutti conoscono. Un'altra rivista molto bella, importante nel 68, completamente diversa, è stata La Sinistra. La Sinistra, che era finanziata da Feltrinelli, è stata una rivista, più che una rivista, diciamo un giornale di battaglia, di lotta,
prima un mensile e poi è diventata un settimanale. Chiuse perché Feltrinelli interruppe i finanziamenti. Si disse che aveva chiuso perché in una bellissima pagina centrale, speciale, che a noi giovani nel 68 piacque molto, si insegnavano a costruire le bottiglie Molotov. Allora si pensò che avesse chiuso per quello, che fosse stata sequestrata o sì. Invece poi la storia ci ha spiegato che Feltrinelli interruppe i finanziamenti per disaccordi politici. Se Nanni ce ne vuol parlare. Sì, questa è la versione corretta. Tanto più che appunto da questa pagina con le istruzioni per fare le bombe Molotov, le bottiglie Molotov, era stato fatto poi anche una delle piccole edizioni, c'erano dei piccoli quaderni, tirature, che Feltrinelli aveva fatto distribuire nelle sue librerie, per cui come anche colora di giallo il tuo poliziotto degli spray, ecco, per cui no, lì c'erano dei disaccordi che io nei particolari non ricordo bene dei ricordi dei disaccordi proprio di linea politica, ecco, di cosa. Credo che poi la cosa fondamentale sia appunto i rapporti più o meno con il Partito Comunista, ecco, tutto giocava attorno a questo, o con le diverse correnti del Partito Comunista. Comunque il percorso di 15 è stato completamente diverso, perché come dicevo prima, l'ultima riunione del gruppo fatta in quel modo lì, con le letture di tesi, è avvenuta nel 67, e lì si è deciso di appunto non continuare a fare queste riunioni, ma passare a un'altra fase, che era quella di fare una rivista, che sarebbe poi stata 15, che era un'idea, era una rivista di cultura, doveva essere una rivista di cultura, però una rivista di cultura non unicamente che si occupava di poesia o di arte, ma che si occupava anche della società, della scienza, un po' di tutti i fenomeni che potevano rientrare nella definizione più ampia della parola cultura. Questa rivista all'inizio c'è stata delle possibilità viste di che fosse finanziata da un gruppo di editori che erano poi gli editori più importanti, c'erano Einaudi, Feltrinelli, Bonpiani, ma poi si è deciso di autogestire. È stata una rivista autogestita fatta dalle persone appunto del gruppo 63, e uno dei primi numeri, iniziato nel 67, è coinciso con l'inizio poi del 68, che in Italia è cominciato nel 67, con l'occupazione, la prima occupazione di università, del Palazzo Campana di Torino, di cui c'è il manifesto qua nella sala alle mie spalle. Questa occupazione di università che all'inizio del 68 è cominciato il movimento studentesco, gli studenti che chiedevano un diverso insegnamento dell'università, chiedevano, la richiesta era quella, le cose che ci insegnano non ci interessano, sono fatte in una maniera astrusa, non corrispondono alla nuova realtà, eccetera, bisogna cambiare l'insegnamento. E per portare avanti questa richiesta occupavano le università, e la primissima importante è stata appunto questa di Palazzo Campana di Torino. Tutto questo fenomeno ha colto veramente di sorpresa l'opinione pubblica, specialmente la stampa. I giornali non sapevano bene come trattarli, come il giudizio dare. Ecco, e un collaboratore di 15, dei Filippini, è andato subito a Torino e con gli studenti che avevano occupato l'università ha creato un numero speciale, cioè un supplemento, buona parte del numero,
non mi ricordo più se era ottobre, novembre del 67, è stato fatto con i documenti dell'occupazione di Palazzo Campana. E queste occupazioni di università sono continuate un po' in tutta Italia nei mesi successivi, e però appunto non c'era un tipo di comunicazione di come fare circolare queste notizie, queste cose, e per cui ci sono tutti rivolti a Quindici, che ha cominciato a pubblicare oltre e anche più degli articoli su libri, su posti, su altri fenomeni, articoli, testi, documenti del movimento studentesco, fino ad arrivare poi quando c'è stata proprio una grande esplosione, il Maggio Francese, anche lì che è stato un numero speciale. Devo dire, come ho osservato, che le tirature aumentavano enormemente. Noi siamo arrivati a vendere di 15 in edicola 20-25 mila copie, che è una cosa pazzesca immaginarla oggi, cioè proprio perché non c'era altro, tutta questa. Poi dopo, negli anni successivi, sono venuti dei gruppi che hanno fatto i loro giornali, anche lì con delle vendite enormi, perché a un certo punto c'erano tre quotidiani in giro, c'era un grande pubblico che seguiva tutto questo. Quindici invece ha arrestato le pubblicazioni, un po' perché a un certo punto questo suo ruolo di supporto è stato preso da altre riviste, da altri giornali che erano diciamo più formate da un personale specializzato nei discorsi di politica, di sociologia e di economia, ecco, che noi appunto ospitavamo solo, non li facevamo direttamente. Ecco. Però è stato, secondo me, un segno così, diciamo, importante di questo passaggio che citavo negli anni 60 e gli anni 70. Direi che ha un significato maggiore di 15 e di avere proprio interessato questo ponte, questo passaggio che a un certo punto ha portato al centro, diciamo, in quegli anni, quando col 69 sono cominciati i grandi scioperi, specialmente i scioperi della Fiat, eccetera, appunto, e allora il movimento studentesco ha trovato un allineamento poi sulle lotte operaie. E lì poi è avvenuto tutto quello che sappiamo, tutta questa fase degli anni 70, delle lotte del movimento, e qui non vorrei dover fare la cronaca perché. Allora, io ho un'altra domanda che avevo pronto, che è questa. Negli anni 60. Nel mondo dell'arte si sentì la necessità di trovare nuove strade espressive che determinassero un nuovo ruolo dell'arte e dell'artista, sia riguardo alla scienza, i suoi metodi e la tecnologia, sia riguardo alla società che in quegli anni stava affrontando un profondo cambiamento culturale. In che modo cambiò il ruolo dell'arte e dell'artista in quel periodo? Dire che il ruolo cambiò non mi sembra che una parola troppo grossa, troppo importante. In fondo il ruolo fondamentale dell'artista è sempre quello di fare dell'arte e basta. Poi in alcuni periodi la funzione dell'artista può essere vista anche come una grande partecipazione ai fatti sociali, agli eventi sociali, eccetera. E anche il cambiamento delle forme espressive ne è una conseguenza. Io penso che la cosa più importante sia stato quella del cambiamento
del pubblico dell'arte. Cioè, a un certo punto l'arte è diventato l'arte, la letteratura, cioè, è diventato un fatto di massa, non è stato più qualcosa come fino alla metà del secolo scorso, direi, riguardava un piccolo settore della popolazione, cioè un piccolo settore con condizione più agiata e più colta, perché bisognava avere studiato e questo era permesso solo a una piccola parte della popolazione, e per cui questo lo vediamo molto chiaramente, direi, un esempio di editoria, le tirature dell'editoria erano tirature molto basse, che si rivolgevano a un pubblico molto, molto, molto preciso, quello che leggeva i libri. Improvvisamente, direi questo passaggio in altri paesi c'è stato prima, in Italia è avvenuto negli anni 60, arrivano i best-seller, i primi che sono stati proprio fatti da Feltrinelli, dalla sua casa autrice, Il gatto pardo e Il tuo Zirago, che sono le prime due libri che superano le 100.000 copie in Italia. Il pubblico diventa un altro, non è più il pubblico di prima, è il pubblico che ha anche dei gusti, diciamo, che non sono così precisi come quelli dei lettori di prima, e sono vari gradi, per cui cambiano la programmazione delle case editrici. E nell'arte, cioè, boom, a un certo punto delle grandi mostre, si fanno le grandi mostre nei musei dove vengono migliaia di persone, mentre prima l'arte era confinata in un ristretto gruppo di intenditori. Tutto questo, il cambiamento, a un certo punto principalmente del ruolo dell'artista, secondo me non è la politica. La politica è una cosa secondaria rispetto, perché ci sono degli artisti che sono molto interessati, artisti, scrittori, voglio dire, nella politica, nel senso che li trattano nelle loro opere e magari li manifestano anche con la loro attività pubblica. Oppure ci sono degli artisti che di queste cose non le vogliono sapere, che sono stati, che spesso sono anche migliori, che proprio di politica non vogliono sentir parlare, ce ne sono anche alcuni e me che sono dei grandi artisti e che sono politicamente. Sono politicamente retrivi, reazionari, ecco. Perché il compito di un artista è di fare della buona arte, punto e basta, non è di essere un capopopolo che spinge la rivoluzione, quello non è il suo mestiere, e questo è poi il fraintendimento che è circolato prima, un po' quando la leadership, diciamo, della cultura in Italia era affidata al Partito Comunista, e per cui lo scrittore doveva essere impegnato. Noi di gruppo Assinatera eravamo contro l'impegno dello scrittore, non perché non eravamo di sinistra, erano tutti di sinistra, però il fatto che lo scrittore doveva, seguendo quello che era la politica ufficiale del partito, adeguare, propagandare, questa cosa gli sembrava un'aberrazione, ecco. E anche il fatto che questo portava, secondo noi, a scrivere delle pessime opere, operando in questo modo. Infatti quello che poi si è chiamato il neorealismo nella letteratura italiana è stata una cosa piuttosto scadente, mentre è stato ottimo quello del cinema, no? Il grande neorealismo, che è quello di Rossellini, di Sica, eccetera. Per cui il cambiamento, direi che anche qui è come è cambiata l'Italia, così è cambiata la sua cultura, e così è cambiato anche, più che il ruolo, la funzione dello scrittore.
E poi si è visto anche che a un certo punto, proprio per questo suo rapporto con la politica, in quello che è stato, diciamo, il decennio seguente, negli anni 70, praticamente non hanno avuto un ruolo, una funzione, scrittori, artisti, eccetera. Non perché non fossero, spesso erano molto, molto rivoluzionari, uno scrittore rivoluzionario nel suo lavoro artistico. Poi gli piace che il mondo cambia e tutto, ma non è un suo mestiere agire in queste cose. Almeno io penso, sono convinto che quando lo fa, in alcuni casi può essere nobile, è bello, però è un'eccezione, ecco, è qualcosa che esula dalla sua funzione. Bene, allora la prossima domanda è questa. Negli anni 60, attraverso lo slogan "l'immaginazione al potere", si professava la possibilità di intervenire sull'economia sociale attraverso la trasformazione di tipo culturale. Si riconosce in questo progetto? E in caso affermativo, in che modo lei lo ha interpretato? Ma io non sono molto d'accordo, devo dire, su questo, proprio per quello che ho detto prima. Ecco, se sul piano culturale intendiamo anche la teoria politica, le idee politiche, quello va benissimo, perché tutto quello che appunto è stato fatto negli anni 70 si appoggiava su una ridefinizione del marxismo, diciamo, no? Che è stata fatta da questi pensatori, diciamo, specialmente dei Quaderni Rossi, i Negri, Arquati, Azar Rosa, eccetera. Ecco. Ora, tutte queste sono delle idee che a un certo punto hanno trovato un'attuazione pratica nelle lotte degli anni 70. Tutta questa teoria politica certamente è cultura, però è cultura nel senso di è pensiero, è filosofia, è teoria politica, ecco. Ecco, ma io, come accennavo prima, mi spiace dirlo, ma l'artista, il letterato, eccetera, negli anni 70 non aveva un solo ruolo, perché il mondo non si cambia con i libri e con le opere d'arte. Con i libri dell'opera d'arte sono molto importanti, ma si cambia la testa delle persone, quello che le persone pensano, quello che le persone agiscono poi anche rispetto a queste idee, ma non si cambiano i meccanismi dell'economia, i meccanismi delle situazioni politiche. Ecco, questo è un fraintendimento che io... E poi in effetti non c'era negli anni 70, perché quando si chiamava l'immaginazione al potere, quella immaginazione era la rivoluzione, era cambiare il modo di vivere, che è stato realizzato poi, è stato un po' realizzato, nel senso che non c'è stata più l'idea della rivoluzione che la facciamo adesso per domani, perché domani si deve vivere in un modo diverso, migliore di quello di oggi, ma si è cercato di vivere in un modo diverso, migliore direttamente. Chi è stato giovane in quegli anni si ricorda benissimo, che ha partecipato al movimento, che quegli anni lì non erano anni di piombo, anni del terrore, eccetera, erano anni di gioia, erano anni di felicità, perché finalmente i genitori erano stati mandati a quel paese, i professori, tutto quello che era l'autoritarismo, i rapporti tra i ragazzi e le ragazze erano cambiati, non erano così, diciamo, ostacolati tutti, e c'era si respirava proprio con l'idea di vivere in un mondo nuovo, che già si viveva, che non era proiettato domani, cioè era un'immaginazione che era reale, che era vivente.
Ecco, e io ero, non ero più un ragazzo, ero già un po' più grande negli anni 70, però ho questo ricordo, questa sensazione dei giovani che vedevo intorno a me, e quando tutto questo è finito è stata veramente una disgrazia spaventosa, perché tutto questo è finito con una repressione feroce, sanguinosa, che ha distrutto la parte migliore di due generazioni, con le conseguenze che vediamo oggi, che questo paese è finito male come lo è adesso. In conclusione. Saltiamo di mano in frasca. L'Orta d'Oro, che è un libro bellissimo sulla storia appunto dei movimenti di cui stiamo parlando. Io all'archivio abbiamo una piccola biblioteca, ne avevo una copia, l'hanno presa per legge e l'hanno rubata. Ne ho presa un'altra copia e l'hanno rubata. Hanno rubato solo quello praticamente, queste due copie. Allora ne ho comprate 5 o 6 copie, le tengo a casa, e quando qualcuno lo vuol leggere, e devo dire che fra i giovani è l'unico titolo conosciuto, cioè vogliono qualcosa sui movimenti, su 68 e 69 vogliono l'Orta d'Oro, che è conosciutissimo. Stato scritto da Nanni Balestrini e da compianto Primo Moroni, e volevo sapere come vi è venuta l'idea di scriverlo, come lo avete scritto e chi ha lavorato di più fra te, Moroni, e così via. Ma guarda, è l'idea proprio una conseguenza di quello che dicevo prima. Dopo questa fine, la fine degli anni 70, questa repressione che c'è stata dal 79 in poi, che è stata veramente di una crudeltà spaventosa, perché 40.000 persone sono passate in quegli anni nei carceri, e come conseguenza ci sono state veramente un gran numero, di morte, uccisi, questi qui da una parte e dall'altra ci sono state, però poi bisogna sapere perché questa lotta armata è stata fatta, perché è stata indotta, sono stati spinti a compagni del movimento a prendere le armi per difendersi, ecco, per cui nessuno saltava in mente da quando hanno cominciato nel 68 a occupare le armi che bisognava fare la lotta armata. È stata una cosa veramente indotta e evoluta, ecco, per permettere di compiere poi questa strage, questa completa desertificazione appunto della parte migliore di due generazioni, che poi ha prodotto anche un numero enorme di suicidi. E c'è stato questo ricorso poi come mito, come sopravvivenza, all'eroina che chiaramente ha dilagato negli anni 80 e ha completato la fine di questo periodo. Così è stata appunto poi distrutta quella che sarebbe stata la nuova classe dirigente, non solo politica, anche culturale, anche economica e tutta. Infatti vediamo adesso che miserabile classe politica dirigente abbiamo, perché i migliori non ci sono più e non hanno più prodotto poi un avvicendamento, un seguito. E dico, chi si sarebbe mai immaginato di avere una cosa così sciagurata come 20 anni di berlusconismo? Soltanto un paese caduto nella fogna poteva arrivare a questo. Comunque, l'Orta d'Oro è stata un'idea, proprio il fatto che dopo la fine degli anni 70 c'è stata un'operazione di cancellazione di quegli anni. Televisione, giornali, libri, eccetera. Nella casa editrice Feltrinelli c'era tutta una collana di libri diretta da Negri, il pensiero politico. È stata mandata al marcio, cancellata dai cataloghi, ma tutta, anche dalle altre case editrici, Naudi, Mondadori, eccetera. Tutta questa grande quantità di libri politici, rivoluzionari, sovversivi, eccetera, sono stati eliminati. Cioè proprio si è voluto cancellare
quello che erano quegli anni, quello che si faceva, quello che si pensava in quegli anni. E questo resta ancora, perché io ho anche provato a chiedere, una volta che sono andato in una scuola con dei ragazzi, cioè dei liceali, che cosa sono stati per voi gli anni 70, qual è la vostra idea di quello che erano gli anni 70? Boh, tutto, nessuno ha saputo rispondere. Beh, erano gli anni lì del terrorismo, erano gli anni del terrorismo, erano gli anni di piombo, eccetera. Ora, tutto questo, ci sembrava che qualche piccola cosa sarebbe stata utile a fare per cercare di ristabilire la verità su questo. Per cui abbiamo fatto un libro fatto in un modo molto semplice, abbiamo chiesto a tutta una serie di persone che avevano avuto a che fare, che avevano partecipato in un modo o nell'altro, eccetera, di scrivere, di occuparsi, di raccontare una serie di episodi, cercando di mettere insieme qualcosa che appunto a un giovane che non ne sapeva niente lo potesse poi illuminare. È stata fatta una cosa anche abbastanza in fretta, è stata fatta perché sentivamo un po' l'urgenza di questi, e poi effettivamente il risultato, ma sì, cioè, tu dici sì che ha molto interesse, ha portato molto interesse, anche perché appunto non c'è mica molto altro oltre a questo, ecco. E ancora appunto continua questa perdita completa di un passato, di una memoria, che non è che deve essere così mitizzato. Ecco, io vedo per esempio in altri paesi, io sono stato proprio 10 giorni fa a Barcellona, dove hanno fatto una fiera del libro. Fiera del libro, diciamo, piccoli editori radicali, come li chiamavano loro, dove sono rimasto sbalordito, perché c'erano tutti i libri che qui c'erano negli anni 70. Decine di piccoli editori che pubblicavano tutti i libri, Marx, Lenin, Stalin, di tutto c'era, Mao, e moltissime cose anche sull'Italia degli anni 70, che per loro è un mito. Anche in Germania, negli anni 70, è un mito, perché è questo periodo rivoluzionario, straordinario, eccetera, che loro non hanno avuto, si vorrebbero avere. Allora io devo cercare di spiegargli, sì, che però sono passati 50 anni, 40 anni, e non è che oggi sono le stesse cose, che si possono fare le stesse cose. Bisogna che si diano da fare per 20 anni di nuove, di diverse, che gli servono a loro in questo momento. Ecco, però in questi altri paesi è un mito, qui è completamente bandito, rimosso appunto, e tutto questo è una situazione che rimane, nonostante alcune copie dell'Orda d'Oro che ci sono. Si diceva del manifesto, diceva lui prima del manifesto dell'occupazione di Palazzo Campana, ce ne sono alcuni altri proprio di quel periodo e addirittura uno precedente, che è quello che apre la mostra, è il famoso manifesto dell'Unione Goliardica, con la frase di Tacito: hanno fatto un deserto e l'hanno chiamato pace, quello con i teschi. Si riferisce, è la convocazione per meglio dire, di una manifestazione, è stata a Firenze nell'aprile del 67, in cui si è verificata la prima, credo la prima o una delle primissime rotture proprio sul terreno della piazza, sul terreno della manifestazione, fra le forze legate al Partito Comunista e al sindacato, in particolare quella manifestazione era stata indetta dal sindacato, e le forze della nuova sinistra, i primi che aderivano alle nuove organizzazioni, ancora in luce, perché ancora in pratica ne esistevano pochissime, e c'era però già questa influenza culturale delle riviste di Nuovo Impegno, di Quaderni Rossi, Classe Operaia e così via.
Era una manifestazione, inizialmente era stata convocata, come molte di quell'epoca, sul Vietnam. E le manifestazioni sul Vietnam, per anni, ci siamo scontrati con slogan Vietnam libero, gridavano militanti del Partito Comunista, Vietnam rosso, si rispondeva noi, no, te ricordi. Volevo chiederti questo, a parte le varie ragioni che hai anche già un pochino esposte sulla crisi e la dissoluzione della sinistra rivoluzionaria in Italia nel 76, 77, 78, insomma a seconda di come la si vede e di quali sono stati i segnali. Insomma, uno dei segnali è stata la rottura, la chiusura, l'autodistruzione di Lotta Continua, insomma, per esempio, da cui è venuta la fine quasi del 76. Un altro è stato la chiusura militare, la violenza militare, proprio militare a Bologna, i carri armati contro il movimento del 77. Il rapimento Moro ha contribuito, più che il rapimento, diciamo, l'uccisione di Moro ha contribuito molto anche in questo senso. E si è creata questa situazione di cui avevi già accennato, di migliaia di giovani che non sapevano più dove andare a sbattere la testa, e l'apparizione dell'eroina su un mercato dove prima non c'era mai stata, l'eroina viene spostata a seconda delle convenienze politiche e economiche. Dopo l'Italia è andata velocemente in Sud America, ma non solo l'eroina, anche certe idee politiche particolari che spaziano, attualmente riguardano il mondo arabo, secondo me, ma qui sarebbe lunga la faccenda. La domanda è questa, oltre a questi fatti, insomma, interni di cui in parte si è già parlato, altri fatti internazionali come la fine, per esempio, della guerra del Vietnam e la non bella figura che i vietnamiti hanno fatto dopo, insomma, o che anche i cinesi hanno fatto dopo, o che anche i cubani in parte hanno fatto dopo. Cioè queste differenze enormi da un punto di vista dell'internazionalismo tra gli anni 70 e adesso, quanto possono avere contribuito anche queste, voglio dire, alla fine di questa della nostra esperienza? Ma hanno contribuito, sì, però non molto, non come in altri paesi, ecco, perché per esempio in Germania quello che era stato il movimento era molto più legato a queste esperienze, molto più, diciamo, pensavano di rifare Cuba, di rifare il maoismo, eccetera. In Italia si è visto, c'era un partito maoista, però era un partito molto molto debole, molto molto, molto superficiale anche, così, che aveva trapiantato alcune regole del maoismo, le guardie rosse, queste cose, anche un po' ridicolo alla fine era diventato, perché in Italia c'è stato un pensiero autonomo che non aveva bisogno di attingere alle altre rivoluzioni, di diventare terzomondista come erano, e così, a tutti faceva piacere che ci fossero rivoluzioni in questo modo, però noi sapevamo come avremmo potuto fare la nostra, non avevamo bisogno di copiare quello che facevano in Cina o in Vietnam o a Cuba, ecco. E questo è stato, diciamo, anche il fatto della durata, no? Di questo 68 che è durato per un decennio e più. E proprio questa sua forza ha portato a questa repressione così massiccia. Il 68 c'è stato anche in altri paesi, però per esempio in Francia il maggio francese è stato una cosa dirompente, fortissima, come tutti i francesi appena devono scendere in piazza scatenano anche adesso quello che sta avvenendo in Francia. Ecco. Però lì c'è un governo molto più intelligente, perché lì avevano appunto gli studenti, volevano anche lì che si cambiasse tutto all'università. Gli hanno detto subito, ve la cambiamo subito. Dalla Sorbonne hanno fatto 7 diverse università, sparse tutte intorno a Parigi, e hanno dato delle linee di insegnamento diverse che seguivano un po' le richieste,
è tutto praticamente finito. In Germania era una cosa ancora diversa, perché c'erano questi gruppi, però erano molto terzi nazionalisti gli tedeschi, perché non avevano un loro pensiero, tradizione di lotta di classe. Sì, ce l'avevano, era scomparso, diciamo. E lì, diciamo, l'azione del governo è stata anche lì molto radicale su questi gruppi armati. Allora hanno colpito la RAF completamente, ferocemente, l'hanno distrutta, eccetera, che era un piccolo nucleo, ma non hanno toccato tutto quello che era il movimento, la superficie, questi giovani che volevano vivere in un modo diverso, questi hanno continuato. In Italia è un po' il contrario, in Italia invece si è colpito il movimento e secondo me si è lasciata molto, svilupparsi le Brigate Rosse, perché lì, diventando più forte, si poteva colpire e eliminare tutto, come poi è stato. E secondo te ci sarà un'altra generazione che vorrà tutto come la nostra? È certo che ci sarà. Basta che si mettono in mente di volerlo fare, ma dipende da loro. Certamente non devono pensare che queste sono cose che se lo devono inventare loro. Ecco, i modelli del passato servono soltanto per fare vedere che ogni periodo ha un suo modello che funziona. Non si può pensare di rifare la rivoluzione francese, la rivoluzione bolscevica, la rivoluzione maoista negli stessi modi. Quali hanno funzionato? Perché erano cose nuove, inventate dalle nuove generazioni, e così dovete fare voi, giovani che siete qui, e quelli che non lo sono, di seguirli e applaudirli quando verranno. Vogliamo fare un'altra delle domande previste, una delle domande ipotizzate era questa: le masse studentesche operaie hanno avuto un protagonismo evidente nei movimenti del 68 e 69 e in misura diversa negli anni del lungo 68. Concorda con questa analisi e può dirci cosa cambia con i movimenti successivi a partire dal 77? Questa non è una domanda da fare a me, perché io, come ho detto all'inizio, io non sono un teorico politico, non ho nessuna idea di come si muova la politica. Io sono uno scrittore e mi sono limitato a descrivere quello che stava avvenendo negli anni 70. Vedevo queste lotte della Fiat, mi sono appassionato, mi sembrava che era una cosa straordinaria, mi sono informato, mi sono documentato e ho fatto un libro che forse è uscito abbastanza buono da volerle rappresentare. Sono molto contento, perché almeno questa cosa è rimasta un ricordo. Però io veramente questa non è una domanda in cui si può rispondere, non posso io pronosticare. Penso che sia un po' difficile a chiunque farlo, anche agli specialisti, perché le situazioni sono così complicate, così intrecciate come sono oggi, però possono ma tu cosa ne pensi? Qual è tu? Posso fare io una domanda ogni tanto? Io volevo che fosse lei a raccontarci le sue esperienze, preferirei rimandare casomai a dopo la domanda, una risposta. No, la vogliamo tutti. Come sarà? Secondo te? Io voglio. Ma io ho una grande fiducia, vuol dire un grande ottimismo.
mio ottimismo lo vedo nel fatto che quelle pratiche, quelle azioni, quelle idee che sono state portate avanti nelle generazioni precedenti, le vedo avere delle conseguenze effettive nel presente, perché vedo che la società è trasformata e vedo un grande ottimismo sul fatto che le persone siano in grado di costruire delle relazioni diverse con gli altri. Vedo che ci sono delle forme che stanno andando avanti in questo senso e quindi l'ottimismo è che si riesca a superare quegli aspetti, quegli usi nefasti che vengono fatti delle produzioni del pensiero intellettuale fatto dalle generazioni precedenti e che superate questi usi nefasti si introducano delle trasformazioni antropologiche effettive in senso positivo. Io ho un grande ottimismo io però c'era vario ottimismo, però non sulla situazione attuale in Italia, che in Italia mi sembra che sia una situazione veramente terribile. Faccio questo esempio appunto che citavo prima, quando sono stato giorni fa a Barcellona. Lì la situazione è completamente diversa, perché va bene, hanno una situazione in copia con Podemos, hanno avuto questo grande successo, e diciamo anche l'aspetto istituzionale, cioè dei partiti, è cambiato. E in Italia no, in Italia i partiti sono completamente finiti, dissolti, si assomigliano l'uno all'altro, non c'è più una sinistra che esiste. Si è cercato di imitare dicendo facciamo come in Grecia, Tsipras o come Podemos, il risultato è completamente nullo di questo. Ecco. Perché sì, qualche generazione, due o tre generazioni forse ci rifaremo, ma oggi siamo veramente appiattiti in una situazione miserabile, più che ogni altro paese d'Europa, e il motivo secondo me deriva appunto da quella distruzione di due generazioni che è stata fatta alla fine degli anni 70. Ecco, per cui tutto questo clima di rassegnazione che c'è in Italia, non speranza, non futuro, specialmente mi sembra che non viva in questo paese. E certamente c'è la speranza che tutto questo finisca con una nuova generazione, auguriamocelo.